Ciao ragazzi, benvenuti oppure bentornati sul canale Tandem. Un saluto da Stefano. Un saluto da Gabriele. Nel video di oggi, come avete letto dal titolo, parleremo delle prossime uscite. E sono un bel po'. Sono un bel po' e soprattutto sono molto ma molto interessanti. Da quelle che sono state, diciamo, annunciate da Funko circa un mese fa. Ne abbiamo prese alcune. Quindi una decina, 12-13. Sì, quindi da praticamente da un mese, dalla metà di agosto ad oggi, sono stati annunciati i pop e noi ne abbiamo presi una piccola quantità. Una piccola quantità che vi vedremo, che vi mostreremo mattino, ragazzi, mattino, comunque che vi mostreremo dopo la nostra sigla. Benvenuto, bentornato sul canale Tandem. Dici a me, ma dici a me. Bene, siamo rientrati dalla sigla e come prima novità che la Funko ha annunciato come produzione di pop, il film di Austin Powers, ovvero i personaggi che provengono dal film di Austin Powers. E qui vediamo per primo Vanessa Kensington. Chi è Vanessa Kensington? Più che il personaggio, in questo caso l'attrice. È l'attrice. Se non sbaglio è Elizabeth Hurley. Non ne ho idea, giuro. Non veramente so. All'epoca grandissima topolona, adesso è da un po' che non la vedo in giro in nessun film. Comunque, forse questo è il personaggio più debole di tutta la serie. Del gruppetto. Poi abbiamo Dottor Evil. Lui è uguale. Lui è identico. C'è proprio l'occhio un po' così. Esatto. E in questo caso devo dire la verità che io questo lo acquisterò sicuramente, me lo terrò nella mia collezione personale. Poi invece arriviamo al personaggio proprio cardine, il personaggio principale, Austin Powers, in due versioni. Due versioni, abbiamo la prima versione in cui è vestito di rosso elegante e in tiro come se dovesse andare a un gran galà. E questa è la versione dedicata, o meglio, che verrà venduta nei negozi di GameStop. Esattamente, la seconda versione è uguale, ma è vestito di blu. Esatto, quindi questa è il primo annuncio che vi abbiamo mostrato per quanto riguarda le nuove realizzazioni della Funko e dobbiamo dire che già questo non è affatto male. Non è affatto male perché è identico fondamentalmente. Molto molto bello. Lo richiama subito. Sicuramente le nuove generazioni non hanno visto questo film perché è un film, se non sbaglio, a cavallo tra gli anni 90 e anni 2000 e comunque se non l'avete visto andate a vederlo perché fa veramente riderissimo. Fa veramente ridere, grazie. Quindi comunque ne vale la pena per la vostra cultura cinematografica. Ma qui il signor Notorious Big da The Notorious Big. Sì, esatto, lui praticamente è uno dei rapper più famosi della storia e in questo caso insieme a Tupac rappresenta un po' quella che è la old school del rap degli anni 90. In questo caso Notorious B.I.G. era già stato prodotto proprio nelle prime wave della Funko, quindi 2011-2012, vista la grande richiesta, l'hanno rifatto in questo frangente. Le versioni, diciamo, normali sono due: la versione con la corona e il bastone, e la versione con la bandana, cazzuta, esatto. Zio. E poi, tra l'altro, dovrebbe esserci, se non sbaglio, anche la versione con la corona ma con gli occhiali. Ah, una specie di via di mezzo. E poi c'è anche la versione vestita da Flash. No, questa è un'altra. E quella con gli occhiali, se non sbaglio, forse verrà venduta solamente inizialmente solo su Hot Topic, però correggetemi nei commenti perché a memoria non mi ricordo. Andiamo avanti con un pop che questo è un po' particolare. È un po' particolare perché? È un po' particolare perché hai una banana? No, perché praticamente è di così. Sai, lui corre. No, però nel senso la prima volta che hanno riprodotto Flash nella versione in cui praticamente in cui fa Flash, insomma. Esatto, quindi stiamo parlando di Flash. Prima invece facevano le scatole vuote, ti ricordi? No, in questo caso direttamente dalla serie TV questi personaggi di Flash. E infatti abbiamo Flash. Chi tu l'hai mai visto la serie TV? No, tu? Io ho provato a vedere un paio di puntate, non mi dispiaceva, però diciamo che probabilmente è per un pubblico veramente molto giovane. Poi, molto giovane. Poi probabilmente c'è qualcuno di 60 anni che ci segue e dice no, io lo guardo. Vabbè, è meglio. Busti. Quindi della serie The Flash abbiamo Flash, sempre in corsa. Kid Flash. Anche lui in corsa. Sì. Che però gli hanno cambiato il piede, perché Flash mette giù il piede destro e esatto. Flash il piede sinistro. Esatto. Poi abbiamo Vibe, che se non erro, proprio così a memoria, fa parte del gruppetto di personaggi che stanno dalla parte di Flash e lui ha il potere delle vibrazioni. Fai massaggi? No, prendi, tira fuori dei vibratori. No, praticamente
praticamente emana queste vibrazioni che ti scioccano. Ti scioccano. E invece poi abbiamo il cuoco che con la pentola in testa. Esatto. Abbiamo Jay Garrick. Sembra sei lo scolapasta. Sì, infatti. No, Jay Garrick, non vorrei dire una soldato stupidata. Della prima guerra mondiale, chi è? No, dovrebbe essere la prima versione di Flash. Ah, ecco. Cioè, proprio quella che appariva nella Golden Age, quindi proprio nelle prime versioni dei fumetti. Bello. Quindi, sì, ti devo dire che a me piace. Mi piace. Sembra una cosa di Bob. Jay Garrick a me piace, ragazzi. Tra tutte le versioni che sono uscite di Flash, questa versione old school mi piace tantissimo, quella con lo scolapasta in testa. Bella. Ma andiamo avanti, perché questa è una versione natalizia. Cominciamo con alcune versioni natalizie. E qui abbiamo lei, famosa, molto famosa, famosissima Maria. Maria Callas, famosissima, abbiamo la Maria, la giura Maria. Dillo tu, eh? Abbiamo Mariah Carey, famosissima cantante americana che ultimamente non è così sulla cresta dell'onda come negli anni 90. Prova, però, che onda che c'ha in testa. Però in questo caso versione natalizia, perché versione pirata, non ha un occhio. Perché ovviamente lei interpreta di una delle canzoni di Natale più famose del mondo, che si chiama... Questa. Va bene, andiamo avanti, perché sempre di versioni natalizie parliamo, e parliamo della spugna più famosa degli abissi, e cioè quella di SpongeBob in versione appunto natalizia, e si chiama SpongeBob, non si SpongeBob. Vede una, no, Squara Enterprise. SpongeBob Squara. Ho mangiato troppo plastica. No, SpongeBob SquarePants, che SquarePants. Era che diciamo che è il nome tradizionale e originale della serie. Poi tra l'altro insieme a lui c'è anche Patrick, c'è Patrick, il suo amicone Stella Marina. E tra l'altro SpongeBob, se non sbaglio, dovrei averlo da ma una volta ce l'avevi, poi hai detto di averlo venduto. No, è qua, questa qua è la versione. Oh, che bello. Questa qua è la versione originale della prima serie di SpongeBob. Sembra una fetta di Lerdammer. Esatto, che come tutti i pop all'inizio, quando era uscito, non se lo filava nessuno. Adesso, ragazzi, andate a vedere quanto vale il nostro SpongeBobbino. Oh, quindi ribadiamo che in questo caso la versione di SpongeBob di Patrick in versione natalizia. Ah, perché Patrick è natalizio? Se non mi dice la sciarpa. Ah. No? Sì, sì. No, perché tu pensavi che avesse anche il costume, magari. Beh, giustamente, sì, poteva anche essere, poteva anche essere. Ma andiamo avanti, perché adesso ci sono delle versioni che a me piacciono tanto. Come dire, la prossima versione di questo personaggio vestito in questo modo lo rende poco credibile. Non mi viene la parola per dire Non lo so. Vabbè, comunque abbiamo Yoda vestito da Babbo Natale. Devo dire che però lo sminuisce, non mi veniva. Ah, veramente devo dire che... Però è bello. Nonostante a me ormai tutte le versioni dei personaggi di Star Wars non mi piacciono più, perché ne hanno fatti veramente una quantità industriale, e attenzione, piccolo spoiler, il prossimo video sarà dedicato ai Funko Pop di Star Wars più costosi, quindi chiudiamo questa parentesi. Aspetta, avete sentito un beep forse? No, scherzo. E in questo caso devo dire che a me piace parecchio. Molto bello, lo rende umano quasi. Poi, sempre parlando dei personaggi di Star Wars in versione natalizia, abbiamo un Darth Vader che al posto della sua lightsaber c'ha questo... Il bastone colorato natalizio. Se lo sta picchiando nei testicoli. Dov'è la mia lightsaber? Vabbè, comunque questa qua è una versione, diciamo, normale con questo bastoncino. Poi c'è anche la versione Chase, tra l'altro. Ah, sì? Versione Chase, che il bastoncino si illumina. Grandissima cagata. Grandissima puttanata abnorme. Abbiamo anche un Chewbacca fatto su nel filo spinato con le lucine, che è incazzatissimo. Sì, perché uno dice, come mai è così? Beh, perché stavo preparando l'albero, ma... si è incastrato dentro. Poi abbiamo la versione di C3PO, e questa devo dire che non è male. Questa... Insieme a Yoda... Bella, bella. Invece abbiamo la versione di R2-D2. Però aspetta, scusa, con le corna, che è una merda. Posso dire una cosa? Sì. Che la versione di C3PO è bella e mi piace, perché... Ma cos'è che c'è in mano? Ah, si sta mettendo la barba. Cosa pensi delle mutande? Le mutande col pelo. Sì, infatti è lì che sta cercando di mettersi la barba. Poi vedere come fa, perché c'ha una testa così. Poi ne faranno uno di pop con lui che si è messo la barba e uno che si rade. Esatto. E andiamo avanti, l'ultimo, come dicevi, R2-D2 con le corna da alce, che questo proprio mi fa cagare. Una merda incredibile. Quindi di Star Wars noi vi raccomandiamo C3PO e Yoda. Beh, vabbè, se volete anche Chewbacca, che bestemmia. Non portatelo a messa. Esatto.
portato la messa. Però va bene. Nel presente. Va bene, ragazzi, queste sono le scelte che noi abbiamo fatto per le prossime nuove uscite. Dovrebbero uscire alcuni all'inizio di ottobre. Entro alcuni... Natale, comunque. Sì, almeno si spera. Non hanno senso. Si spera, comunque. Queste sono le uscite di ottobre o inizio novembre. Scrivete nei commenti quelli che a voi piacciono di più, oppure quelli che non abbiamo nominato. Quelli che... No, quelli che fanno parte delle prossime uscite della Funko. Insomma, dite la vostra come al solito, fatevi sentire numerosi e come diciamo sempre, le novità sono in arrivo, ma questa volta arriveranno, quindi se vi piacciono le lotteri, rimanete sintonizzati, vecchi maiali. Va bene, ragazzi, questo era tutto per il video di oggi. Un saluto da Stefano e un saluto da Gabriele. Ciao.